La Commissione Pubblico Spettacolo ha dato il via libera alla riapertura e all'uso del Lungo Bisenzio, ma la data inizialmente indicata per il ritorno del Prato nel suo stadio, l'8 dicembre, è destinata a slittare. Per vedere in campo i biancazzurri bisognerà attendere quindi il 19 dicembre, quando è attesa la Correggese, o più probabilmente il 5 gennaio con gli ottavi di Coppa Italia. E quanto emerso all'indomani della riunione della Commissione, che ieri ha autorizzato una capienza totale di 2.418 spettatori a Lungo Bisenzio, via libera subordinato a una serie di piccole prescrizioni di facile realizzazione. Resta invece al momento fuori la questione della tribuna d'onore, che in attesa di completare i lavori a quella definitiva sarà realizzata con una struttura mobile. Proprio questo comporterà lo slittamento della data. La Ciprato dovrà infatti presentare la richiesta di scia sul progetto già pronto, che sarà poi sottoposto in via preliminare alla Commissione Pubblico Spettacolo. A quel punto il Comune farà partire l'iter per l'ordine che, secondo quanto appreso, dovrebbe essere evaso in massimo 8 giorni, compreso il montaggio, nuova verifica della Commissione e, si spera, definitivo ok. In caso di mancata autorizzazione, invece, si dovrà attendere la fine dei lavori alla tribuna, previsti per non prima di febbraio-marzo. Intanto stamani la Ciprato e il Comune hanno effettuato un sopralluogo ai locali dello stadio, preliminare alla presa di possesso della struttura da parte della società biancazzurra.